porto con me. La strana coppia. Intrattenimento, informazione e tanta musica. Con Sara Donzuso e Simone Russo. E buon pomeriggio, iniziamo subito anche buonasera, visto che sono le 19.07, oggi siamo in ritardo. Noi siamo la strana coppia, con me Sara Donzuso. E insieme a Sara Donzuso c'è Simone Russo. Però, buonasera. Buonasera, buonasera, spieghiamo il ritardo, perché sapete, noi siamo in diretta da Etna Polis, siamo qui nell'acquario. E in pratica è arrivato l'ospite e c'è stata l'invasione qui, esatto. Quindi non potevamo neanche arrivare alla postazione per trasmettere, perché oggi abbiamo il piacere, l'onore e il privilegio di avere un ospite importante. Guarda, personalmente lo ringrazio, però lascio a te l'onore di presentarlo. Lo ringrazio anche io, voglio tanto bene a questo ospite, lui lo sa, lo abbiamo inseguito un poco perché per fortuna è molto ricercato anche fuori da Catania, ma non solo fuori da Catania, fuori dall'Italia. È stato impegnato in diverse città del nord Italia, come dicono le persone che sono preparate. Nel frattempo sta arrivando un fantastico aperitivo, ma non è per te, non è per te, soprattutto è per il nostro Lorenzo Fragola, che è l'ospite di questa puntata della strana coppia. Grazie al cameriere che si chiama Santi. Grazie. Grazie, grazie. Non l'abbiamo sentito il tuo nome, ma non importa. Era un misto tra Santi e Sante. Grazie al cameriere perché ci ha portato l'aperol spritz, le patatine, le pizzette, insomma, abbiamo tutto per fare una bella puntata. Ma la puntata è bella perché abbiamo Lorenzo Fragola. Lorenzo, ciao, che piacere bello averti qua, come stai? Per me. Bene, bene, tutto a posto, dai. Cioè, ti abbiamo inseguito perché tu sei ovunque. Cioè, io ti seguo su Instagram, un giorno sei a Milano, il giorno dopo sei dall'altra parte del mondo, poi torni a Catania, sei ovunque. Sì, no, devo dire che in questo periodo sto facendo spesso sali e scendi, come si suol dire, nel senso che magari sto una settimana qui a Catania, una settimana a Milano, poi in realtà quando salgo a Milano non sono mai fisso a Milano, quindi mi capita di andare a Torino, a Bergamo, un po' in giro, ecco, è bello, però in realtà secondo me ci sta anche, ecco, perché dopo un po' forse stare qua ormai è un po' difficile mettermi con la concentrazione a lavorare, e viceversa, stare a Milano è un po' difficile in generale. Io mi ricordo una nostra chiacchierata fatta proprio qui a Etna Polis in occasione del tuo ISOR, che tu venivi da Milano perché avevi lavorato in quel periodo là. Io la prima cosa che ti ho detto e ti ho chiesto: ormai Lorenzo sei milanese, e tu mi hai risposto malissimo. Cioè, tu sei catanese, cioè tu sei catanese al 100%. Bravo Lorenzo. Assolutamente. No, ma non si può, come dire, ripudiare le proprie di origini, ecco. Poi spesso capita che quando dei ragazzi magari partono dalla Sicilia, vanno, non lo so, a studiare a Roma, dopo un po' di anni tendono comunque a cambiare accento, no? A prendere un po' l'accento della città che li ospita. Devo dire che questa cosa l'ho messo in chiaro sin da subito quando sono andato a Milano. Ho detto: io non parlerò mai con l'accento milanese. Ma farò lezioni di catanese a Milano. Non esatto. Ci dirai tac, non ce lo tac. Dici. Però lo dice bene. Però visto? So dire, la bicicletta, facciamo l'aperitivo. L'aperitivino sui navighi, tanta roba. Scusate, l'ape. L'ape. Si fa l'ape. Da noi l'ape è un'altra cosa, l'apa. Esatto. Diretta, che da noi se la fanno anche, perché ogni tanto qualcuno passa e se la porta. Andiamo avanti, Simone, dopo questa fantastica battuta con la prima canzone. Ma non era simpatica, scusami. Senti, al volo, dai, ti leggo dei messaggi perché nel frattempo stanno impazzendo già i nostri cellulari, ma anche la nostra pagina Facebook. Ci scrive Martina: ciao Sara e ciao Simone, che bella sorpresa, prontissima, sintonizzata, riferendosi ovviamente alla presenza di Lorenzo. E poi Lorenzo amico scrive: mia nipote appena ha letto che sarà ospite Lorenzo mi ha chiesto di scrivervi per chiedere a Lorenzo quando uscirà il prossimo suo singolo e se farà qualche esibizione quest'estate in giro per la Sicilia, grazie al nome di un nonno che oggi dovrà ascoltarvi. Ma con piacere. Grande abbiamo nonno. Una lunga puntata per parlare con Lorenzo, intanto lo possiamo suonare, mi dai questo piacere? Ma sempre, perché c'è sempre fuori il sole, quindi... Io annuncio con il rumore di una patatina. Vai, 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 vai. Ma cioè, senti, ma facciamo una cosa. Sì? Come finisce la patatina? Cominciamo a farla intonare a lui la canzone e poi la sentiamo. Ma non la so, non la... Fuori c'è il sole. Però aspetta, ora mi devo mettere le cuffie. Io. Ma vai, tra l'altro hai anche la base sotto, quindi è impossibile questa cosa. No, ma non si... No, sì, due minuti perché non c'è la tua canzone. Entrerai all'improvviso, devi essere pronto. Non lo so, la tonalità. Tranquillo, vai, vai. Deve essere oggi tutto così, improvvisato. Tutto all'improvviso. Vabbè, tu pensaci. Noi andiamo. Intanto io vi ricordo. Facciamo che entro alla fine. Va bene. Puoi entrare anche a metà. Tu sei il padrone qui, questa è casa tua, lo sai. E io vi ricordo il numero per interagire con noi: 349-2314-826. E sia qua dentro perché abbiamo Lorenzo, sia fuori c'è sempre il sole. Sorge
nascesse il sole, tra il sapore dei miei baci e del caffè, noi distesi sopra un letto di parole. Dopo un po' guardandomi dicesti che oh, oh, oh. Un film dell'orrore, quattro risate, non sai che fortuna passarle con te. Oh, dimmi che ma la mia barca segue il vento e non la rotta, ma se vuoi tu invece puoi seguire me. Oh, oh, oh. Un'estate da vivere, oh, un'estate di fuori c'è il sole, Lorenzo. Non vuoi condividere? Bello. Basta, fuori c'è il sole. Non vuoi condividere con me? Non vuoi condividere? Anche live, qui all'interno della strana coppia non solo abbiamo Lorenzo Fraula che suona, ma anche live, tanta roba, tanta wow. roba, grazie Lorenzo, grazie mille. Tra l'altro questa canzone è, cioè, l'abbiamo sentita milioni di volte, ha avuto un successo micidiale. Ma è stato uno strano caso, perché in realtà era in qualche modo il primo singolo all'infuori del contesto televisivo, no? Perché i primi due, questo è il terzo singolo che ho fatto, no? Del primo album. Il primo comunque era l'inedito di X Factor, il secondo è stato il pezzo che ho portato a Sanremo e questo era il terzo, appunto uscito d'estate. E non so, diciamo, il pezzo tra l'altro inizialmente era in inglese, mi aveva mandato questo autore inglese, sì. Diciamo aveva questa melodia e faceva We're spending all our days in front of ourselves, careless wonder where did you go. E poi è diventata... Ma hai una memoria incredibile, te la ricordi ancora? Esatto, poi è diventata i Ray Ball, la vodka, l'odore del mare. Ed è andato bene. In realtà era il mio primo anche tentativo di scrivere un testo. Avevo scritto Siamo uguali in realtà, sì. prima. Però questo era anche un pezzo un po' diverso, perché non era una ballad, era un pezzo comunque happy, e quindi è stato un po' un salto nel buio. E tra l'altro è arrivato, diciamo, l'ultimo giorno prima della chiusura dell'album. Quindi non era, nessuno era sicuro, neanche la Sony era sicuro di metterlo all'interno dell'album. Diciamo che ho fatto un po' di pressione io. Hai fatto bene, penso, perché, esatto, poi mi è andata bene. Hai visto bene, esatto. Sì, ho visto un po' alla lunga. Hai l'orecchio attento. Tra l'altro ti dico una cosa, non so se ti è capitato. Io a casa c'ho Alexa di Yamaha, che okay. in pratica gliela faccio suonare e lei la presenta come cancelletto fuori c'è il sole, perché ovviamente certo. va a leggere tutto lei. Ecco, e quindi... tra l'altro questo è stato anche qua un motivo di discussione, no? Cioè chiamarla hashtag fuori c'è il sole oppure solo fuori c'è il sole e lasciarlo nel testo.
sì, sì, diciamo che è stata una paraculata, si può dire. Ma sì, sì, ma sì, sì, vabbè. Sì, si può dire, anche perché ormai quando c'è, tipo, quando ha piovuto, se era maggio, io aprivo le storie Instagram di tutti gli amici miei, si vedeva il maltempo e l'hashtag, sì, fuori, sì, c'è il sole. Oppure... devo dire, sinceramente, è stato anche un po' contro, mi è tornata questo hashtag, perché ogni qualvolta magari dicembre inizia a piovere e mi scrivono, sì, fuori c'è il sole, preso in giro un po', in effetti, vabbè, ci sta, dai. Hai lanciato una tendenza, hai lanciato una... sei di tendenza. Cioè... un trend topic, come dicono quelli che usano i social preparati. Quelli tra l'altro, perché... facciamo un bere un altro po', Lorenzo, così nel frattempo assaggia le patatine. Il rumore del... no, non si sente questo. No, non si sente, perché abbiamo al telefono Agnese Virgillito. Alle 19:25 all'interno della strana coppia qui su Radio Amore One Dance, in diretta dal centro commerciale Etnapolis, Sara Donzuso, Simone Russo, noi siamo la strana coppia, tanto strana, tanto strana, ma poco coppia, ma poco coppia. E abbiamo un'altra persona che invece è normalissima, lui, perché io sono il terzo incomodo. Sì, no, mai mai mai. Sai perché sto dicendo? Perché tu sei normale, perché nonostante l'infinito successo che hai, sei un ragazzo tranquillo, cioè non te la tiri per niente. Ti ringrazio. Cioè, sei entrato qui al centro commerciale in tranquillità, cioè hai fatto 100 metri, 2000 foto, ma con... cioè non hai detto no a nessuno. Posso, io al tuo posto avrei tirato dritto, non avrei guardato nessuno. No, 3000 beh, foto anche con donne agé. Vabbè, certo, perché comunque si sa che... ha un fascino che piace. Lorenzo piace a tutti. Come si suol dire, no, i piccioli ce l'hanno le signore più importanti, no? Più attempate. Più avanti. Io mi permetto di dire le vecchie, ma non si può dire. Va bene, andiamo avanti. Ti leggo un messaggio, Lorenzo. Fateci ascoltare le canzoni di Lorenzo Fragola. Non vedo l'ora di sentire l'intervista che farete con lui. Peccato non poter venire via a Etnapolis, ma sono al lavoro. Lorenzo, a più tardi. Scrive Giorgia. Ciao Giorgia, ci vediamo dopo allora. Ma chi è Giorgia, Lorenzo? Ti dà appuntamento a più tardi. Sapeste. Ho usato anche il cognome. Che non lo uso spesso, però. Ma puoi usare quello che vuoi. Guarda, tra l'altro, tu hai una padronanza della lingua anche in inglese, perché hai iniziato a cantare in inglese, vero? Sì, no, sì. In realtà, devo essere sincero, ho anche finto per tanto tempo di conoscerlo meglio di quanto effettivamente lo conosco. A the one away, a the one away, esatto. Però ho detto in modo come si deve. Saluta le ragazze nel frattempo. Ciao ragazze e non. Io ovviamente vi invito a venire a Etnapolis. Se noi siamo al primo piano, venite qui, Lorenzo è disposto a farsi le foto con voi, anch'io, ecco. Non me le chiede nessuno, ma se volete, Simone, anch'io mi faccio le foto con voi. Posso farmi una foto con te? Ma anche no. Andiamo, quindi Lorenzo, stavi dicendo il tuo inglese all'inizio era un po' orientativo. No, in realtà ho sempre studiato inglese. Fortunatamente mia madre mi ha sempre portato sin da piccolo a studiare inglese. Mi ricordo proprio 5-6 anni a parlare e a fare conversazione con le madrelingua. E quindi mi ha aiutato tanto. Poi in realtà diciamo che l'inglese è comunque una lingua che, come dire, molto musicale. Quindi non dico che tutti inizino dall'inglese, però comunque prima o poi c'hanno a che fare, perché si ascolta la musica straniera, la musica internazionale che è cantata appunto in inglese. Quindi è una lingua che, come dire, funziona sempre. E tuttora conosco un sacco di autori che il primo passo che fanno per scrivere un pezzo è il cosiddetto fake English, appunto Anna One Away, cioè mettere parole che sembrino, che appaiano inglese, che suonino come l'inglese, ma che in realtà non lo sono. E poi da lì si parte magari a scrivere anche un testo, ecco. Quindi è una cosa anche difficile da fare, paradossalmente, però secondo me ormai l'inglese è veramente dappertutto, c'è, cioè, una cosa. E poi The Reason Why è stato, se non sbaglio, il primo singolo post X Factor che è proprio composto interamente in inglese. Sì, anche il primo pezzo che ho scritto. Quindi in realtà io sono andato con l'unico pezzo che avevo scritto, non è stata una scelta, ecco. Cantato, accennato proprio durante il provino. Sì. Che in realtà non era neanche previsto lì, ecco, perché là ti danno delle cover da fare anche al provino. E poi avevo fatto i miei pezzi e allora mi hanno detto: ma non hai qualcosa di tuo? E quindi ho fatto l'unico brano che avevo di mio. E poi quindi... non sono passati tanti anni, ma sembra un'eternità. Sì, in realtà è passato. Ora siamo nel 2019, quindi ecco, dicembre 2014 è finito X Factor. Quindi diciamo 5 anni, ma in realtà 4. 4 anni intensi, 3 album di cui parleremo tra poco. Troppi album. No, sono giusti 3 album, anche perché la musica ormai oggi ci porta a questa produzione. E poi il singolo con Federica Abate quest'estate. Camera con vista, qual è la tua camera con vista preferita? Ma devo dire, mi viene da rispondere la mia casa da Cicastello. Ecco, ho vissuto da Cicastello. In realtà sono andato a vivere da solo prima dell'esame di maturità.
Adaci Castello, appunto, e quindi là mi sono trovato benissimo, era un po' il mio centro, il mio covo. Nessuno che mi dicesse che cosa dovevo fare, ecco, quindi è stata la classica anche ribellione dei diciottenni. La classica ribellione, però devo dire che io mi sono preso anche un bel rischio, perché comunque, cioè, sai, andare a vivere prima ancora non ho finito la scuola, non avevo finito la scuola, quindi anche senza mezzi di sostentamento, però ho detto no, io voglio andare, vado a lavorare piuttosto, ma preferisco vivere da solo. E poi da lì, in realtà, l'anno dopo sono andato a Bologna a studiare, quindi tutto quello che è successo. Quindi in realtà me la sono goduta il giusto tempo, neanche troppo, per cui mi viene da rispondere che la mia camera proprio con vista ideale è proprio il balcone di casa mia ad Aci Castello, che è dove si vede il mare. Dove si vedono i faraglioni, dove si vede l'isola, dove Lachè, esatto. Si vede la meraviglia della nostra terra. E a proposito di Reason One, ce l'ascoltiamo? Sì, abbiamo parlato di due canzoni di Lorenzo, allora andiamo un po' in musica, perché c'è una ragazzina qua fuori e sta piangendo per lui e aspetta di farsi la fossa, chiamando a tutte le amiche per dire c'è Lorenzo, venite a Etna Polis. Quindi ce le suoniamo e andiamo. No, no, stanno dicendo, ma quel conduttore quanto è bello. Ti ha visto, no, tu l'hai guardato. Che dicano che il conduttore è bello è impossibile, Lorenzo, fidati. Lorenzo, te l'ho detto che tu sei il mio migliore amico. Ma mi ha pagato prima, ovvio, di entrare, mi ha detto mi raccomando. Comportati bene. Un po' di musica. You say that all is going great, but I just can't get away. Ci canta in diretta. Io mi sento anche in colpa a entrare a... Non parliamo, la lasciamo lui. Giù, chissà se mi ci porterai. Nanna, o se tutti i tuoi ma diventano mai. Difficilissima, tra l'altro, altissima. Cioè, veramente. Bellissima. Ma tu sei capace di fare cose straordinarie. Cioè, tu ci hai regalato dei pezzi uno diverso dall'altro. Cioè, non c'è mai un pezzo uguale ad un altro. No, sennò che noia. Esatto. Ma infatti il prossimo album sarà metal. No, tipo dire veramente. Cioè, io, a me è partita la risata, ma sarà metal. Immagina la brutta figura di Lorenzo Fra. Lui parla serio e tu gli ridi in faccia. Ci sta a giocare, no? Essere un ma po' serio. Ma non ti ci vedo un pezzo assurde. Metal a te, assolutamente. No, in realtà il metal forse è l'unico genere che non mi è mai piaciuto, però per il resto un po' ascolto tutto. Ma Lorenzo, allora la domanda sorge spontanea: come ti avvicini tu alla musica? Come nasce questa passione? Ma la passione nasce in realtà col pianoforte. Il pianoforte, diciamo, è stato il primo mezzo con cui mi sono avvicinato alla musica, inizialmente studiando. Poi mi sono reso conto che lo studio non faceva tanto per me, non avevo... ero più portato per lo sport, no? Per il calcio. Quindi ho continuato a suonarlo, diciamo, senza studiarlo. E poi da lì in realtà ho fatto il coro delle voci. Nella chiesa? No, non della chiesa. Dalla chiesa al metal è subito, esatto, è immediato il passaggio. In realtà, secondo me, andando a scovare tre cantanti metal, molti saranno partiti dalla chiesa. No, in realtà il coro della scuola che era... facciamo pezzi comunque classici, quindi Mozart, Schubert, questi pezzi. Da lì in poi ho iniziato a cantare, diciamo che non l'ho mai fatto neanche con la voglia di farlo diventare, come dire, altro che non fosse uno sfogo personale. E poi in realtà è capitato tutto, ecco, non l'avevo programmato. Anche due musical quando era al liceo, se non sbaglio. Sì, diciamo poi più avanti è tornato fuori il mio amore per la musica proprio al liceo, ecco, sì. C'era questo professore che aveva messo in piedi questo spettacolo e aveva chiesto di fare dei pezzi inediti, io ne ho proposto uno, gli è piaciuto e poi sono andato in scena. In realtà io lo facevo per le ragazze, cioè, nel senso... si attracca. Sì, diciamo il cantante, l'artista, no? Quello che fa chitarrina, un po'... chitarra, occhi chitarra, azzurri, ricciolino, esatto. Qua ci sta il tac. Tra l'altro, la cosa brutta è che sempre meno, ecco, sempre meno. Una volta forse va più fascino, no? Gli anni 80, quello che prendeva la chitarra in spiaggia, cioè, e cantava, aveva l'alone intorno, no? Del poeta maledetto, esatto. Le ragazze oggi sempre di meno, oggi più forse vedo questo effetto che è passato dall'artista all'imprenditore, no? Cioè quello che possiede, allora affascino perché possiede, perché o perché può diventati permettersi. Più materialisti. Secondo il mondo, sì, forse perché il mondo è andato un po' più su quella direzione, ma anche perché non hai, forse non c'è neanche più la cultura dell'ascoltare.
cioè mi rendo conto sempre più spesso che parlando anche con persone, magari anche che fanno parte proprio dell'ambiente, che c'è un sottile, una sottile linea, no? Tra l'ascoltare e aspettare il proprio turno per parlare. Più che altro sentiamo, no? Ma non ascoltiamo. Esatto, sentire, ma in realtà perché vuoi dire la tua, cioè non importa quello che dice l'altro. L'importante è parlare, aprire e dare fiato alla cosa bocca, un po' strana. Ma a volte si sbaglia. Esatto, ma poi c'è anche un'attenzione che è diversa. Cioè, sicuramente i cellulari hanno fatto, secondo me, tanto danno da quel punto di vista, no? Cioè, da un lato ti aprono il mondo a qualsiasi tipo di contatto, dall'altro ti tolgono anche un'attenzione seria, concentrata su qualcosa. Cioè è tutto superficiale, quindi in 15 secondi deve, un brano deve piacerti, in 15 secondi in un titolo una notizia deve colpirti e permetterti di aprire e poi effettivamente leggerla, in 10 secondi scegli da una foto sul profilo se una ragazza può interessarti o meno, una cosa che fino a 20 anni fa non c'era, no? C'era l'attesa, lo scoprirsi. Anche il fascino del mistero, del non sapere quello che fosse l'altra persona, no? Cioè tu magari mandavi un messaggio, l'avevi incontrato una volta e fantasticavi su quello che potesse essere quella persona, su cosa pensasse, su che libro leggesse. Secondo me questa cosa, ecco, manco. Ma Lorenzo, quanto io... è romantico il nostro, Madonna, Lorenzo. Cioè, ragazzi, ne sono un po' vecchio, io lo ammetto. Ma poi tu mi guardi con questi occhi azzurri, non sto capendo. Meno male che c'è Sara, guardo dall'altro lato e mi passa tutto. Guardo io, come si suol dire, malingo gli occhi. Va bene, andiamo in musica e poi ti devo chiedere una cosa su questa canzone. Noi ci suoniamo di improvviso e poi ne parliamo perché ho un ricordo particolare legato a questa canzone. Preso da questa canzone? Sì, perché come vi anticipavo c'è un aneddoto dietro questa canzone. Avevo una situazione amorosa a Roccalumera. Era fidanzato? Sì, ero andato. Aia. Cioè, però, dare amici di Radio Amore One Dance, segnatela fra le cose che lui non ve ne frega niente. Però ve la racconto perché segnatela in agenda sotto la voce, non me ne frega niente. Ero quindi a Roccalumera. Questa, alla fine la storia è finita male. Da Roccalumera fino a dove abito, quindi in provincia di Catania, avevo YouTube e ho messo questa traccia. Quindi ho guidato per 40 minuti solo con questa canzone. Wow. Mi hai fatto compagnia in macchina senza saperlo. Ti ringrazio, fatto, ti odiato, un po' una tortura. Dopo, esatto. Dopo un po' ti ho odiato. È arrivato un certo punto. Simone, ma se non dici dove abiti, le fans come debbono trovarti? Venire sotto casa, esatto. Ma a proposito di fans, mi stanno scrivendo nel mio profilo personale. Anche da me. Per parlare con Lorenzo. Aspetta, cioè, a proposito, che leggo un messaggio di una ragazza, Simona, che si dispiace perché non è in Sicilia in questo momento, farà ritorno tra il 1 e il 6 agosto e ci chiede di reinvitarlo. In realtà noi il 29 luglio finiamo il programma, ma chissà che poi con la stagione invernale, se il nostro editore ci conferma, perché certo, l'ultima parola aspetta Giacomo Scuderi, non avremo di nuovo Lorenzo e quindi tutte le fan che oggi non sono qui possono tornare. Posso raccontare una cosa personale? Lorenzo mi odierà tanto per quello che sto no, per no, dire. No, allora ho paura, no, allora, no, ora veramente ti devo autorizzare lui. Ma beh, non la so, allora, quindi come Lorenzo fa, è una persona chiusa. Lorenzo, devi dire no a prescindere. Allora, io dico no. Sono la più grande qua dentro, quindi posso decidere. Dicevo, Lorenzo è una persona romantica e ci ha dato dimostrazione del suo romanticismo. Ho un aneddoto particolare che mi lega a Lorenzo. Quando nacque Lorenzo andai a trovarlo a casa sua insieme ai miei genitori. A parte è bellissimo, cioè io bambini così belli raramente davvero li ho, wow, visti. Era pacioccone, tenerone, un bel bambino, avevo solo 13 anni, ma ricordo questo aneddoto particolare. Quando appunto siamo andati a casa sua, c'era la televisione accesa, il telegiornale in quel momento, e venne data la notizia che era morta Mia Martini. Ora, la nascita è una cosa bella, quindi non c'entra nulla, però io ho sempre associato una grande cantante a Lorenzo, perché moriva una grande cantante, ma già sapevamo che sarebbe nato un grande, wow, cantante, perché ringrazio. A 4 anni Lorenzo suonava il pianoforte divinamente, perché ha un orecchio musicale davvero come pochi, e se non avesse fatto musica sarebbe stato davvero un peccato. Ti e quindi ringrazio, sai davvero quanto bene ti voglio. Esagerare, no, anche perché io sono super... super stimatore di Mio Martini, però ti ringrazio per il paragone, cioè per il, come dire, l'immagine. C'era un legame, c'è sempre un legame, un passaggio di testimone. Io quel giorno l'ho vissuto in qualche modo così, e poi negli anni, ascoltando la tua musica, avendo il piacere di intervistarti in altre occasioni o semplicemente di chiacchierare, perché ci siamo visti anche fuori dagli studi televisivi e appunto radiofonici, poter ricordare questo momento e poter parlare di Lorenzo come di un grande cantante che ci rende orgogliosi mi rende felice. Io dico la verità, ti ringrazio. Sono legato a Lorenzo perché in pratica la prima volta che io l'ho incontrato era il 2 gennaio di tanti anni fa. Tu facevi l'Istore in una nota libreria a Catania
E allora il giornale Il Quotidiano della Sicilia mi dice: vai a seguire l'evento di Lorenzo Fragola il 2 di gennaio. Che palle! Cioè, veramente, ho pensato il 2 di gennaio, sono tanti giorni, veramente. Eravamo reduci. Se in quei giorni ti è successo qualcosa, sai di chi è la colpa. Esatto. Ma la cosa bellissima che mi ha commosso è che hanno dovuto chiudere la libreria, perché questa famosa libreria in via Etnea c'era gente fino al Duomo. Talmente c'era tantissima gente. Wow, okay. No, è stato, ti devo dire, sono felice, perché non è sempre detto che comunque c'è qualcuno della tua città proprio ti accolga in questo modo. Devo dire che forse sempre meno al nord, no? Andando avanti il nord mi rendo conto che c'è un po' di stacco, no? Però c'è la cosiddetta legge profeta in patria, no? Cioè, non, come dire, quando uno poi comunque della tua città va avanti, non è detto che poi quando certo. torna c'è la stessa accoglienza con cui... E devo dire che sono fortunatamente, invece finora io ho sempre dato il mio amore a Catania, ecco, l'ho dimostrato sempre, e finora mi ha sempre tornato indietro tutto. Ma quindi... sai qual è il bello? Che l'amore è reciproco, perché comunque noi ci siamo visti il 2 di gennaio, ma tu avevi appena vinto il talent, era finito da poco. Poi ci siamo rincontrati qui a Etnapolis. Devo raccontare una cosa. E c'era un bagno, cioè, io seguo tanti store, ma quello non avevo mai visto così tanta gente insieme per te. Sei ritornato qui, altro panico, altra gente. Cioè, i catanesi, i siciliani ti vogliono bene. Beh, io sono felice, ecco, io sono orgoglioso di esserlo, è una cosa che ci tengo molto. Anche perché poi, diciamo, forse è una di quelle poche cose per cui personalmente me la prendo, no? Cioè, quando vado fuori e vedo che questa mia sicilianità viene in qualche modo messa, come dire, come un'arma contro di me, questa cosa mi ferisce tanto, e quindi reagisco spesso. Forse le litigate più grandi le ho fatte così, ecco. Secondo me dovremmo esserlo tutti, no? Bravo. È sempre un po' più difficile esserlo, perché poi ti rendi conto, in effetti, girando l'Italia, girando l'Europa, che c'è ancora un distacco netto, no? Su certe cose, c'è ancora una difficoltà. Cioè, girare a Milano è una cosa, girare a Catania è un'altra cosa, e purtroppo non si può dire il contrario. Ma come servizi, come andare, vi auguro mai, però all'ospedale, no? Capita di andare all'ospedale, i soliti problemi delle, come dire, delle discussioni in famiglia, no? Quando si a cena si fanno queste discussioni, certo. Però in realtà è ancora così, secondo me, su molti argomenti, su altri no. E quindi, secondo me, l'unico modo per poi far fare veramente un salto di qualità, un salto di livello a Catania, e dare una possibilità a questa terra, secondo me, di essere non solo a livello di altre città italiane o di altre regioni italiane, molto più, come dire, sviluppate economicamente, come certo. si suol dire, ma anche proprio di fare un salto culturale, no? Cioè, di abbandonare quelli che sono i difetti tipici e abbracciare quelli che sono i nostri pregi e farli, condividerli col mondo, che c'è l'invidia, cioè questa cosa esatto. mi capita spesso, però quando vado fuori ci invidiano tutti qualcosa, che sia dal cibo, che sia dalla cultura, che sia dall'ospitalità, che sia anche semplicemente dal panorama, che fortunatamente abbiamo avuto, si può dire, il culo, vabbè, sì, il dai. Culo. Il culo di nascere l'idea, qui. Rende l'idea. Esatto, no, volevo usare la fortuna, ma rende no. di più, esatto. Obiettivamente, se tu vieni a me, cioè, abbiamo la fortuna di vivere qui, io ti guardo e io. Tu mi dici, abbiamo il culo di vivere qui, esatto. Già suona meglio. Ringrazio il mio editore che mi sta ascoltando in questo momento. Da lunedì prossimo ci sarà solo Sara qui al programma, va bene. Dicevamo di Etnapolis, del bagno di folla di Etnapolis. Ricordo che venne anch'io per fare un servizio, a mal di tutto, perché avevo piacere di incontrare Lorenzo. E ragazzine che erano venute alle 6 del mattino, e il firmacopia sarebbe stato poi durante il pomeriggio. Quando Lorenzo è sceso e si è messo in postazione, prima di cominciare ci siamo salutati e mi ha abbracciato. Mi hanno offerto dei soldi per vendere il giubbotto che era stato toccato da Lorenzo Fragola. Io non l'ho venduto. Ma non l'hai presi? Non li ho presi. Dai. Ti voglio bene, visto quanto ti voglio bene, non ho speculato su di te. Io vi invito a venire a Etnapolis, perché Lorenzo ha toccato la mia maglietta. Metto in vendita la mia maglietta adesso. Venite. Vabbè, però dividiamo. Cioè, ovviamente. Okay. Ovviamente. Ragazzi, noi parlavamo di un mondo materialista. Abbiamo fatto discorsi bellissimi, ragazzi. Mi cadete su una maglietta. No, ma cioè, nel senso, c'è anche mondo. I jeans. Anche i jeans. Vendo anche i jeans. Ci sono anche i bicchieri di quelle macchine. You know, I try to understand the things that I'm... Ma non abbiamo più contatto.
E diciamoci, io vivo alle spalle di Lorenzo Fragola. Ormai in questa ultima ora mi sono fatto anche una storia con lui. Mi faccio ormai... Sei mio, Lorenzo. Ormai ti ho sequestrato. Lorenzo, specifica di che tipo questa storia. Di che tipo, ecco, che una chiariamo. Storia Instagram, ovviamente, okay. Una volta si diceva, no, ce la facciamo una storia. È vero, è vero. Noi giovani lo sappiamo, Sara un po' meno. Anche ai miei tempi si usavano le storie, Gioia. Ti potrei fare scuola. No, perché avanti, poi non era, cioè, era breve, no? Proprio per indicare la brevità. Cioè, ce la facciamo una storia, era una cosa... Una toccata e fuga. Esatto. Ecco, io volevo evitare di scendere nei particolari, ma è l'avventura di una sera. Va ecco, bene, detta così. Ecco. Si vede, tu sei anziana, io e Lorenzo testa. Siamo più coetani. Bravissimi. Lorenzo, questa canzone ti ha perseguitato. Bravo, no, mangio le patatine, Lorenzo, nel frattempo, ok? Vabbè. Dicevo, ti ha perseguitato questa canzone, perché poi a volte i tormentoni hanno un effetto boomerang. Sì, no, beh, diciamo che non è una canzone che ho mai cantato, che mai canterò nei miei concerti. Però, cioè, da un lato è come tutti i tormentoni, no? Da un lato ti dà una grande botta di popolarità, dall'altro è destabilizzante, perché poi quando vieni comunque riconosciuto per qualcosa che poi non fa parte effettivamente del tuo percorso artistico, e quindi è, può essere così. Ma diciamo che poi, ascoltando un po' in giro tutti quelli che hanno avuto i tormentoni, no? Parlando con Claudia, Baby K, con Giusy, cioè, diciamo che hanno questo effetto che da un lato ti mette sulla bocca di tutti, dall'altro poi hai uno standard talmente alto, con un pezzo che magari è fatto con leggerezza, è fatto con... che poi è difficile proporre qualcosa invece di... serio. Di serio, comunque ci metti del tuo e non avere quell'effetto... però quando hai fatto quel pezzo suonava dappertutto, no? È chiaro, no? Capito? È quello un po' il gioco del tormentone. Io però mi ricordo che tu l'hai presentata, mi pare, al Coca-Cola Music Festival sul canale 5, e avevi una maglietta gialla con gli smile bellissimo. Sì, verde. Verde, cioè verde fluo. Bellissima, mi è rimasto impresso quella maglietta. Io c'ho la M, Lorenzo, allora... se ti capita. No, tra l'altro, perché ero io con la maglietta verde e Takacecchietto con le maschere da... scimmia. Sì. Esatto. Sì, un po' lì. Per chi vorresti scrivere scellerate. Una canzone? Per chi vorrei scrivere? Ma allora ti dico sinceramente, non ho la voce. Mi hanno proposto spesso di scrivere per altri e non l'ho praticamente mai fatto, perché non credo di saper scrivere per me. Cioè, non mi reputo, tra virgolette, ancora arrivato a scrivere per me, quindi... Scrivi bene. E quindi, diciamo, per gli altri un po'... Un paio di anni fa me l'ha chiesto la Pausini. Una rombetta così, perché sempre, cioè, un nome qualsiasi si chiama la Pausini. Senti, Lorenzo, scrivimi una canzone. Sì, devo essere sincero, tra l'altro non gliel'ho scritta. Nel senso che lei mi aveva chiesto il pezzo, io sì, ora vediamo. Poi avevo le mie cose, devo essere sincero, stavo scrivendo il mio album, quindi è anche un periodo preso. Però ho un po' perso tempo, anche perché non è facile, cioè, nel senso, quando ti chiede un artista di scrivere è perché probabilmente gli piace come scrivi per te stesso. Cioè, vivevi di royalty a vita con la Pausini. Esatto, forse ripensandoci avrei fatto bene. Però poi alla fine ho perso tempo e gli ho mandato il pezzo 2 mesi dopo che aveva chiuso l'album. Ai. E mi fa, no, bello, ve lo tengo per il prossimo, faccio, va bene. Poi anche non l'ha cantato. No, e ora invece il pezzo di Elodie che ho scritto io, il nuovo pezzo, Margarita si chiama. Sì. Che era un pezzo che avevo scritto... che ho scritto con Takacecchietto, e diciamo non lo reputavo, tra virgolette, adatto a me, pensavo fosse più da una voce femminile, e quindi l'ha cantato lei, però è stato un caso, ecco, diciamo non l'avevo scritto per lei, e quindi un po' così, non ho tanto la velleità, ecco, di scrivere per altri, piuttosto preferisco, ecco, concentrarmi per ora per me. Diciamo che se dovessi scegliere qualcuno, sicuramente qualcuno internazionale. O forse Zucchero, ecco, ora mi viene in mente un italiano. Internazionale, dai. Sì, anche perché c'ha quell'attitudine, ma poi perché sarebbe divertente Fragola che scrivere per Zucchero. Esatto. Solo per quello. Ah, oh, è vero, è fantastico. Non basta bevanda, andiamo avanti. Assolutamente. E a proposito di bellezze, io voglio dire una cosa, Lorenzo, cioè... La verità, sai che io dico sempre la verità. Sono stato al tuo concerto. No, vero, in questo caso. No, di solito dico, la posso dire. Di solito dico un sinonimo di minchiate, come ci potrebbe... Grazie alla serata, va bene. No, però è vero, nel senso, sono stato al tuo concerto al Palasporti dei Cireale un paio di anni fa. È fantastico. Realmente io mi aspettavo comunque, era il tuo primo live, ho detto vabbè, andiamola a vedere per curiosità. Cioè, ma realmente è stato un concertone, nel senso, tu avevi anche l'idea dei due palchi, a un certo punto sei sparito dal palco centrale, ti ho ritrovato alle mie spalle, casualmente mi sono visto travolto dalle tue fan. E questa idea del doppio palco, io la prima volta l'avevo visto da te. Ma ti ringrazio. Beh, in realtà no, l'ho copiata anch'io da tanti altri l'hanno fatto, però
È stato assurdo. Una novità almeno per Cireale. Intanto ti ringrazio. No, okay. Ma anche il gioco di luci era molto bello. Ecco, questo non è merito mio. Bravo direttore della fotografia. No, devo essere sincero, è strano, però io mi sento molto più a mio agio nei posti pieni di gente, cioè giganti. Cioè di solito c'è quella cosa, ah, ma prima di fare un concerto così grande in un palazzetto non sei agitato? Devo essere sincero, no. Mi mette più, molto più agitazione cantare magari davanti a 10 persone con la chitarra, perché comunque un po' per il livello di attenzione, un po' perché comunque uno show visto da un palco gigante con delle luci ti permette anche di avere punti di, cioè guardare e focalizzare l'attenzione su cose diverse, e quindi stranamente in quel contesto mi sento proprio a mio agio, ecco, quindi spero di farne tanti altri lì, ecco. E la cosa bella, se vuole, io ero nel parterre e c'era tuo fratello che girava nel parterre, che ma un certo ragazzo che è seduto qui di fronte a noi, un certo Giuliano, che mi ha detto di non parlare, nonostante lui abbia fatto tanta radio, mi ha detto ed oggi è bravissimo a fare radio, ma perché no, glielo impedisco io, no non è vero, no, perché glielo impedisco io, no, che giustamente lui un po' saluto con questa con questa chiudo. No, perché diciamo che le fan fermavano lui per farsi le foto. Vabbè, perché è bello, perché è un bel ragazzo, non è perché è mio fratello. Ah, questo è anche vero. Sta passando i soldi sotto banco il fratello. Io sto facendo complimenti oggi a tutti. Non è da me. Esatto, allora ti diamo la possibilità di dire una cattiveria. Di quello che vuoi contro chi vuoi, Lorenzo. La lista è lunga. Servirebbero altre 3 puntate. Cosa ci ascoltiamo, caro Simone? Andiamo. Io ora vi saluto. Sì. È stato... Hai portato la residenza qui all'interno della strana coppia, qua, ovviamente. No, mi aspettano, tra l'altro, perché io, giusto come dicevo, sono tornato 2 giorni fa, no, da Milano. E quindi quando sto via una settimana prendo tutti gli appuntamenti i primi giorni che rientro. Certo. Perché così poi posso farmi magari un po' di mare, un po' di vacanze. Quindi ora mi stanno chiamando tutti quanti. Dove sei? Giustamente tutti hanno il piacere di passare qualche ora con te come abbiamo fatto noi. Allora, caro Lorenzo Fragola, noi ti ringraziamo. Io vi ringrazio. Io sono in debito con te di una birra quando vuoi. La anche birra uno spritz, uno spritz. Anche uno spritz, visto noi. Io in debito di un favore perché l'ho torturato per essere qui oggi. L'hai solcherato. Lorenzo, grazie a te, grazie anche a tuo fratello per essere venuto qua. Grazie mille. Grazie ragazzi, davvero. Vi voglio bene. Ciao.